Il freno di stazionamento elettrico della vostra Mazda può essere applicato con l'accensione in qualsiasi posizione. Per applicare il freno di stazionamento, premere il pedale del freno e tirare verso l'alto questo interruttore. L'indicatore luminoso si accende e il freno di stazionamento è ora applicato. Tenere presente che se la batteria del veicolo è scarica, il freno di stazionamento elettrico non funzionerà. Inoltre, se il freno di stazionamento viene applicato e rilasciato ripetutamente entro un breve periodo di tempo, il freno di stazionamento potrebbe smettere di funzionare per un minuto, onde evitare il surriscaldamento del motorino. Il freno di stazionamento elettrico è dotato della funzione di rilascio automatico che funzionerà se si preme il pedale dell'acceleratore e se vengono soddisfatte le condizioni indicate di seguito. Il motore è in moto, la porta del conducente è chiusa, la cintura di sicurezza del conducente è allacciata. Per i modelli dotati di cambio manuale, la leva è in posizione diversa dalla folle e il pedale della frizione è premuto a metà corsa. Per i modelli dotati di cambio automatico, la leva selettrice è in posizione di marcia, manuale o retromarcia. È possibile rilasciare il freno di stazionamento elettrico manualmente. Per fare ciò in modo sicuro, premere il pedale del freno e l'interruttore freno di stazionamento elettrico. Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione per ulteriori informazioni.